è l'Arc de Triomphe Qatar, Prix de l'Arc de Triomphe. Partiti. Golden Horn si è messo quasi a tirare nella prima parte del percorso, Frankie che assolutamente non riesce a coprirlo. Trev galoppa a terz'ultima lasciando in coda Prince Gibraltar. Frankie prova ad accompagnare adesso Trev che si presenta all'esterno, il boato del pubblico. Trev continua a scendere all'interno, non trova nessuno, Golden Horn, Frankie è in fuga, Golden Horn nei confronti di Flintshire, poi New Bay, Trev all'esterno, il sogno che si sta infrangendo, Golden Horn, il vincitore di Epsom, la Franco Dettori, che fa un capolavoro tattico. Frankie Dettori è il genio della lampada. L'orgoglio per l'Italia. La sua vita è stata come una fiaba. E secondo me è migliore come persona che come fantino, quindi ho detto abbastanza. Numero uno. Beh, lo zio Frankie è il non plus ultra dell'ippica mondiale. Ed è un punto di riferimento per tutti noi. Un fenomeno. È il top. È sempre stato e sempre sarà. A 44 anni è riuscito ancora a reinventarsi e andare sul tetto del mondo. Sembra che sia ringiovanito, molto meglio adesso che prima. C'è una grinta che si sa riprendere come... Ho visto una grandissima personalità nella sua seconda parte della carriera. È capace di rendere allo stesso modo ovunque nel mondo. Sempre composto e preciso. Lui è tutt'uno col cavallo. E poi c'è questa carica vincente. Anche 4 arc non sono male, diciamo. Io ne ho 25 alla PlayStation. Ma arrivare lì è stato il suo capolavoro. Aspettiamo il prossimo. Più di 500 putter, 200 gruppi, uno in ogni parte del mondo. C'è tanta roba. Per lui è una normalità. L'esperienza di una vita di corse fa solo sì che in questo mestiere possa solo che migliorare ancora. Fossi stato io lo sceicco di Godolphin, l'avrei tenuto anche a fare le endurance. Contratto a vita. Posso solo commentare giù il cappello. Ma il bello deve iniziare adesso. La sua voglia di vivere lo contraddistingue. Quello è, penso che sia la sua forza. Desiderava di fare il fantino, è diventato il più grande fantino del mondo. Il suo carisma è... un qualcosa di eccezionale. Come fantino è ottimo e nessuno gli può dire niente, però ripeto, come persona secondo me è anche migliore. È un personaggio di quelli sempre sorridenti, un pazzo.
credo che si possano fare anche paragoni esagerati. Tutto è possibile. Vai, zio. Bravo, Frankie. Bravo, Frankie. Sei un grande. Continua così, Frankie.